Amici del Polivalente, sapete che cos'è il laboratorio di Cira? Oggi lo scopriamo. Livia, conosce la Cira? Chi cane è la Cira? No. Ha mai sentito parlare del laboratorio della Cira? No. E purtroppo no. Non ha mai partecipato allora al laboratorio della Cira? No, se non la conosco. Sì, è una persona al servizio di questo istituto. Vedo che è molto attiva come servizio infermieristico. La Cira, sì, la conosco, il laboratorio. È brava a fare i dolci. Io gli dico sempre, Cira, digli che mettono fuori un cartello che qui si fa anche la pasticceria, meno così vengono a comprare qua. Oh, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa fa Giubila qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Io gli ho detto alla Cira, guardi che lei ha sbagliato professione, perché ho saputo e ho visto che è anche molto brava in cucina, come pasticcera. Ho detto, lei doveva fare la pasticcera, no? Mi descrive un po' che cosa fa la Cira con noi. Fa i dolci, fa la torte, fa tutte le biscotti. Ecco, e noi lavoriamo, ecco. E noi la aiutiamo a impastare e a schiacciare, ecco. Ecco, aiutare. Poi lei li porta in forno e sono cotti e poi viene su portarli, mangia giù e porta su qualche cosa qua. Ecco. È bello perché ci aiuta, noi ci pieghiamo a aiutare lei, che lei dirige e noi, anche lei insieme a Cristina, e noi facciamo quello che dice lei e noi passiamo un po' di tempo, un'oretta così. Fai dolci, come fare il pasticcere, pane e... Lei che cosa ha fatto in questo laboratorio? Io ho stato qui una volta o due a pastare, fare la torta. E com'erano? Queste torte? Sono buone quello. La Cira è molto appassionata a fare i dolci, di modo che la giornata che noi siamo dedicate per fare questi lavori lo facciamo con tanto entusiasmo, perché vediamo che l'entusiasmo che ha lei, che non è pasticcera ma ha preso dei premi perché è brava a farli con tanto amore e di questa passione, e ci coinvolge anche noi. E così passiamo delle ore pomeridiane anche noi pasticciando, e ci piace anche, e c'è chi l'assaggia anche per vedere se la pasta va bene o le cose va bene. Poi dopo vanno secondo cosa facciamo, le forme, le pasticcini, le torte, così, che le fanno cuocere in forno e poi la sera naturalmente le aspettiamo a tavola, a cena abbiamo il nostro dolcetto. È sempre bello a fare quando vengono sfornati, che ce le portano a vedere, ci facciamo la fotografia tutti insieme, siamo tutti ben soddisfatti di quello che abbiamo fatto e poi più soddisfatti a mangiarli. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino! Fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No?
Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Qual è il dolce che abbiamo fatto che gli è piaciuto di più? Ma sono tutte buone, però l'ultima volta che abbiamo fatto le torte era una bella preparazione, erano buoni, erano fatte a cuore, avevano su la marmellata, le noci, avevano su tutte quelle cose lì ed erano buoni. Tanti cari auguroni di buone feste. Tanti saluti e buone feste a tutti quanti. Bacio.